Lodati Gesù e Maria, state per assistere, amici carissimi, a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile, ovviamente al termine della visione, mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni a voi non costano nulla, ma possono essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo, ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime, quanto state per ascoltare. Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga. Laudentur Iesus et Maria, grazie ad Oscar per questa introduzione. E per la possibilità che ci dà ancora di poter meditare con lui questi splendidi messaggi, che poi questa sera hanno bisogno anche un pochino del suo aiuto, e divideremo un po' la nostra trattazione su questo tema, che appunto, come già accennato da Oscar, rimane poco tempo, in due sezioni. La prima parte dedicata ad alcuni messaggi della Regina dell'Amore su questo tema. E poi anche su questo tema Oscar ha ritrovato un po' di messaggi di Gesù che sono molto più estesi come corposità e anche abbastanza forti e significativi. Come premessa, è chiaro che quando la Madonna dice rimane poco tempo, non si sta riferendo alla fine del mondo, quindi, perché la fine del mondo non è vicina. Questo è certo, 100%. Per un motivo molto semplice, io questo lo dico sempre, doveroso un'introduzione, che ci sono le profezie di San Paolo nelle lettere ai Romani. Adesso questo è proprio il dato incontrovertibile, perché i dati incontrovertibili sono quelli dogmatico-scritturistici, quindi, cioè non c'è stata ancora la conversione in massa di Israele, punto, che è profetizzata. Prima che Gesù tornerà sulla terra, non è che qualche ebreo, qualche giorno fa è stata la festa di Santa Giovanna di Teresa Benedetta della Croce, si converte e diventa santo. Questo se ne sono già stati tanti. Ma il popolo di Israele in massa riconoscerà Gesù Cristo come Messia e come figlio di Dio. Se no Gesù non torna sulla terra. Quindi possono starci tutti quelli che volete. Il tempo poco, cioè noi adesso non stiamo nel periodo storico che si definisce fine del mondo, ma noi stiamo alla fine dei tempi di Satana. Questo è il punto fondamentale, che sono quelli che il libro dell'Apocalisse identifica con il primo combattimento escatologico. Ora, sì, sono passati 40 anni, ma penso che tutti quanti abbiamo visto qualcosa delle cerimonie di apertura e di chiusura delle Olimpiadi, che sono proprio un emblema. Un emblema, cioè del punto a cui siamo arrivati. Poco tempo per cosa? Lo dice subito la Madonna nel primo messaggio: di a coloro che soffrono di offrire per la conversione, poiché non vi rimane molto tempo. Questo è un messaggio laconico, un rigo, 1 dicembre 85. Molto tempo per, rimane poco tempo per cosa? Per convertirsi. Perché la fine dei tempi, cioè in concomitanza con la fine dei tempi di Satana, accadono due cose. Primo, un tale diragale della corruzione, per cui per molti, cioè perché il problema è questo qui. Allora, in linea teorica la conversione è sempre possibile. In linea teorica. Dio vuole la conversione di tutti e chiama tutti a conversione fino all'ultimo istante della sua esistenza. Su questo non possiamo dubitare. Però, da un punto di vista pratico, la conversione è tanto più difficile quanto più incancrenito nel male si trova il peccatore. Per cui in certe circostanze diventa un miracolo, d'accordo? Immaginate uno di quei soggetti, l'altro giorno mi hanno fatto vedere un video agghiacciante, quindi perfettamente, come dire,
in consonanza con quanto visto nelle Champions Olimpiadi, cerimonia di apertura e chiusura e altro anche, dove c'erano dei personaggi, cioè tutti tatuati, tutti truccati, tutti con i capelli, cioè che di uomo gli rimane ben poco. Gli fanno una domanda, dice: senti un po', ma secondo te che cos'è una donna? Questa domanda è molto interessante. E la mia risposta è che questa domanda è molto interessante. Sono delle cose agghiaccianti, cioè a me la cosa che mi fa, dico, cioè una persona che si è ridotta, cioè che è precipitata a questi livelli, cioè perché capite, il diavolo ci porta gradualmente nel baratro sempre più a picco. Io questo purtroppo ho esperienza pastorale, non posso fare evidentemente riferimenti, ma io ho esperienze di chi recidivo nel male, si è incancrenito nel male e al momento non so, non ho perso completamente, cioè non so che fine possa avere fatto. Quando io vedevo da sacerdote certe cose, dico, ma se lo si può confessare, se può cosa, se può tornare indietro, ma io temevo che arrivasse un momento, un punto, perché dico, ma possibile? Perché ogni volta che uno, cioè, la fa grossa quanto una casa, è proprio uno sputare in faccia la grazia di Dio. Per cui io non ci sto dentro la testa del Padre Eterno, ma dico, fino a quando, cioè, concretamente ci sono attestazioni anche negli scritti dei santi, come dire che c'è un cioè che tu non puoi sputare in continuazione sopra la grazia di Dio così e poi ecco, quindi il tempo poco è tempo per convertirsi prima che primo diventi troppo tardi la conversione, secondo sta storia non va a finire, cioè non è che finirà in allegria. La Madonna non vuole mettere paura, neanche Gesù vuole mettere paura. Però qualche domanda ce la possiamo fare pure noi. Secondo voi, cioè io dico sempre alle persone, come si torna indietro da questa cosa qui? Quando tutto quello che vediamo, non solo che non dà la minima idea della possibilità di un ritorno indietro indolore normale, no, ma dà l'idea che questi vanno avanti, che chi lo sa quant'altro ne dobbiamo vedere ancora, che altro si inventano. E domanda, cioè io me la pongo, non è che dico questa è la risposta. Come finisce sta storia? Epoche passate di grossa espansione del male, ce lo dice la Sacra Scrittura, come sono andata a finire? Com'è finita dopo la corruzione dell'umanità post peccato originale? Lo sappiamo com'è finita. C'è stato il diluvio universale. Punto. Adesso non dico che c'è un altro Dio universale che mi so fare profeta, però dico, nostro Signore lo sa lui quello che farà, ma c'è da pensare che questa cosa per porgli punto dopo che i tempi saranno maturi, no? Perché il nostro Signore dice facciamo crescere la zizzania con grano, dopodiché a un certo punto arriva la mietitura, basta, non, cioè questa situazione non può andare avanti a tempo indeterminato, perché questa è una, cioè il tasso di offesa di Dio che sale incessantemente dal cielo, ha raggiunto delle proporzioni sia in qualità che in quantità veramente impressionanti. E io, signore mio, cioè, se tu non fai, cioè, se non ci metti le mani tu, noi possiamo salvare il salvabile, dico, però dico, la sua pazienza infinita, la sua misericordia pure, ma questi non si fermano, questi non li ferma nessuno, questi qui, Non è che noi commentando i messaggi di Schio, dando un po' di testimonianza, cioè riusciamo a salvare il salvabile, riusciamo a salvarne qualcuno, forse, se facciamo bene il nostro lavoro, ma non, cioè, io, capite, cioè, tante volte ho partecipato alle marce per la vita, no? Per esempio, ma io ho sempre partecipato, non è che penso che se partecipo alla marcia della vita il Parlamento tocca abolire la legge 194, perché, cioè, pensare a una cosa di questo genere è da stupidi, cioè, è da persone, non è che non mi piacerebbe, certo mi piacerebbe, ma non lo faranno mai. Perché, cioè, piuttosto vanno a fare le leggi come hanno fatto, che lo fanno diventare diritto umano l'aborto, non che cambiano la 194. Non è possibile. Quindi, che fai? Non vai alla manifestazione? Certo che vai. Vai perché dai un segno, vai perché dai una testimonianza, vai perché magari aiuterai qualcuno che si trova in questa situazione, che vede ancora che c'è qualcuno che difende la vita, a non abortire, ne salvi qualcuno, ma non è che cambi il corso delle cose. Quindi,
Scusate l'introduzione un po' lunga, ma questa è la cornice dove vanno intese tutte le cose che sentiremo. Quindi, affrettarsi per la conversione, e adesso per molti potrebbe già essere, potrebbe, uso condizionale, già essere troppo tardi, e fortificarsi e prepararsi ed essere forti, perché sta cosa va a finire in modo forse impegnativo, diciamo così. E non è che tu puoi affrontare una situazione impegnativa così, dall'oggi al domani, come se niente fosse. Si propaghi la mia voce, il secondo messaggio che intendo leggere. Il tempo che vi rimane è poco, ascoltatemi anche qui. Ascoltatemi che cosa fa Maria Santissima ogni volta che parla. Chiama la conversione alla santità. Basta. La preghiera, la penitenza e la pratica della virtù della santità cristiana. Ho detto proprio in due parole che fa Maria Santissima da 200 anni a sta parte, in qualunque luogo autentico appare. Questo fa. Quindi. Altra cosa. Questo è un messaggio un po' simpatico, no? A coloro che vi dicono di andare piano, 10 aprile 86, risponderete che è già troppo tardi, bisogna correre per arrivare in tempo. Adesso si fa sì, però piano piano, quindi cioè, adesso non esageriamo, di 3 rosari tutti in un giorno, piano piano, intanto ne dico uno, poi Dio provvede. Sto scherzando un po' pure io, perché se scherza un po' pure lei, posso scherzare un po' pure io, no? Quindi la conversione non va, come dire, presa alla leggera, diciamo, piano piano, no, no, piano piano, no. Quindi c'è il Salmo, c'è il Salmo 94, che una volta, adesso nella liturgia delle ore si possono cambiare gli invitatori, una volta te sciroppavi il Salmo 94 tutti i giorni, oggi se ascoltate la sua voce, oggi se ascoltate la sua voce non indurite il cuore, no? Quindi la conversione è una cosa che va fatta adesso, non va rimandata. Altro messaggio di Maria, la vostra vita si accorcia, 28 febbraio 87, figli miei, il vostro impegno si fa urgente, vi dico ciò perché non vi fermiate alle stesse cose che mandate avanti. Ecco qui, lavorate con Maria ora per arrestare il maligno nelle sue opere, perché sta mietendo una gran parte dell'umanità. Ora, ormai più, figli miei, ora o sarà troppo tardi. Qui c'è un altro aspetto che ho dimenticato di evidenziare, che è importantissimo. In questi messaggi, arrestare il maligno. Adesso arrestare il maligno sicuramente è troppo tardi. Certamente nell'87 non si vedevano le cose che si vedono oggi. Quindi sicuramente dall'87 a oggi la situazione è peggiorata. Gli argini non mi sembra che ne siano stati posti molti. Lavorate con Maria per arrestare il maligno e le sue opere, perché sta mietendo una gran parte dell'umanità. Il maligno fa tutto il guaio che sta facendo, se lui lo sa, come dicono in Sicilia, che questa storia andrà a finire a schifio, perché non è che con Dio vince le guerre, e non è stupido, è una vita che perde le guerre, però prima di perdere la guerra, lui vince un sacco di battaglie, ma soprattutto questa è la cosa, la mietitura delle anime. Mietitura vuol dire che se le prende e se le porta all'inferno, mentre un sacco di imbecilli, ogni tanto mi viene qualche sfrondone, vanno cianciando in giro che l'inferno non esiste, che è vuoto, che è questo, che è quell'altro, che i diavoli non ci stanno. Il diavolo se ne sta a portare a go-go, a go-go, mentre che arriviamo fino alla fine. Poi certamente il libro dell'Apocalisse dice che dopo gli ultimi tempi San Michele lo prende, lo mette in catena e gli dirà: mo te ne stai qui buono fino a quando non dovrà essere sciolto per un altro po' di tempo, e dopo ricomincia un'altra volta la commedia e si arriva lì veramente all'ultimo combattimento, che sarà molto peggio di quello che stiamo vivendo. Infatti preghiamo già da adesso per loro, perché a noi ci sembra che è andata male a noi, ma confronto a come andrà a quelli se è andata bene, anche se non ci è andata benissimo. Però c'è la mietitura delle anime, che è un problema grosso. Poi, 17 aprile 88, sentite questo qui. Griderai forte i miei richiami, perché si fa tardi, figlio mio. E qui, se fossi stata ascoltata anche dai miei sacerdoti, quando in tutte le apparizioni avvertii che si avvicinava questa azione diabolica del maligno che sta infestando l'umanità. Il lavoro ora è difficile, non basta tenere unito il piccolo gregge,
ma si corre alla ricerca dei lontani. Siamo nell'88. Adesso io qui vi dico che questa è una cosa in formazione che uno ci può credere o ci può non credere. Ma mi pare che fosse Teresa Neumann che individuava un ventennio terribile da parte di strapotere da parte del diavolo, che sarebbe cominciato, adesso mi ricordo, in concomitanza circa con l'anno 2000. È un 3x7, sono 21 anni. Cioè, insomma, se andiamo a vedere certamente l'accelerazione che c'è stata dal 2000 in poi, l'accelerazione è stata veramente, veramente impressionante. Prego, Oscar. Sì, volevo solo testimoniare questo griderai forte. Mi è portato alla mente quei momenti in cui il nostro re nato dalla cima del Monte di Cristo, ecco, dove si snoda la Via Crucis, molte volte gridava, alzava i toni. E noi restavamo un po' a volte così interdetti, no? Poi scendendo, perché lui essenzialmente era una persona che è abbastanza di carattere mite, anche un po' introverso, però in quei momenti aveva una forza dentro e alzava i toni veramente. E noi dicevamo, chiedevamo Renato, ma come mai, perché gridavi così? Se vedeste voi, io chiedo alla Madonna la grazia che anche qualcun altro la possa vedere, che così almeno potrebbe aiutarmi. Quindi aveva un peso, diciamo, una responsabilità, la sentiva su di lui solo, e quindi questo griderai forte, ecco, esprimeva tutta la sua convinzione, la sua volontà veramente di trasmettere, ecco, con forza, con slancio, con convinzione tutto quello che la Madonna gli diceva. Quindi ricordo proprio questo momento. Questi momenti che erano molto particolari e anche suggestivi. Sì, adesso ci sono un'altra serie, attenzione adesso che ce n'è uno molto importante che riprende appunto l'introduzione, no? 1 febbraio 89 dice: è urgente che in ogni parte si arresti il grave decadimento spirituale, morale, che altrimenti rapidamente sprofonderà l'umanità nell'abisso mortale. Ora, è evidente che questa cosa qui non si è verificata, quindi questi appelli di Maria sono rimasti fondamentalmente, salvo evidentemente poche eccezioni, senza seguito. Perché il decadimento spirituale e morale si è tutt'altro. Attenzione alla data, 1 gennaio dell'89. Purtroppo nell'89, tra le varie cose, ne abbiamo parlato la volta scorsa, e precisamente il 3 dicembre dell'89, sarebbe entrata in Italia in vigore la delibera della CEI che consentiva di fare la comunione in mano. E questo perché lo dico? Perché il decadimento non è solo morale, ma è anche spirituale. Che il decadimento spirituale non è meno grave, nemmeno preoccupante di quello morale, perché è soltanto il non decadimento spirituale che permette il non decadimento morale. Tant'è vero che viene prima quello spirituale e poi quello morale. Perché il decadimento morale è possibile soltanto quando non c'è più quella che è una vita spirituale sana, sotto tutti i punti di vista. Questo è evidente, questo qui. Oh, però l'altro aspetto, vedete, è troppo tardi, non è lontano il tempo della purificazione, lo chiama così la Madonna, ma questo non soltanto la Maria Santissima, no? Se uno, per esempio, si legge, adesso non voglio fare consigli alla concorrenza, ma se uno legge i messaggi di Don Stefano Gobbi, per esempio, che sono tantissimi, sono in forma di locuzione interiore. E di Don Stefano è stata da poco aperta la causa di beatificazione, quindi prudentemente ci si può accostare. Lì la Madonna fa un discorso martellante sulla purificazione. La purificazione, perché la purificazione è questo, cioè purificazione non è, cioè purpuros in greco significa fuoco, in purgatorio sta la purificazione, quindi è un processo attraverso cui si passa da una realtà da purificare ad una realtà purificata, quindi è un processo doloroso. Quindi beati coloro che saranno a Dio, che coloro che a Dio sono vicini, perché
non si può arrivare al compimento di questo processo senza una conversione e una vita spirituale robusta, perché se no non si passa la purificazione, non si supera l'esame, non si supera la prova. Poi, ancora, desidero che non vi smarriate nelle vanità del mondo, per queste cose non c'è tempo. La vanità in tutte le sue dimensioni, quindi le vanità del mondo sono le cose, c'è un sacco di perdite di tempo, insomma, in giro con gli idoli e i piaceri del mondo, ma anche, vabbè, questo un po' per le signorine, le vanità personali, che meno gli siete dette meglio è. Poi, non si perda altro tempo, questo era un messaggio del 20 novembre, adesso 25 marzo del 95 siamo già arrivati, non si perda altro tempo ad ascoltare il mondo che sta perseguendo un progetto mostruoso, ecco, quello di sostituirsi a Dio Creatore, anche questo ormai stiamo proprio all'interno adesso con questo progresso tecnologico veramente impressionante. Il progresso tecnologico, qui parlo io, insomma, per quanto mi riguarda, in sé per sé non è una cosa negativa se se ne fa un uso retto, ma il problema è che il fine e il modo e l'intenzione con cui i padroni del mondo portano avanti certe cose è proprio di creare l'umanità senza Dio. Questo è evidentissimo, anche perché adesso lo dicono proprio francamente, lo dicono, non è che lo lasciano sottinteso. E l'accelerazione pazzesca, quindi anche il dominio che noi abbiamo su tantissime cose, adesso con il progresso dell'intelligenza artificiale, questo è un processo che sicuramente va ulteriormente implementandosi, senza nessunissimo dubbio. Dove porta? Questo non va a finire tranquillo, perché a un certo punto il basta è inevitabile che suonerà. Nessuno sa quando e nessuno sa come, almeno io non ho proprio pallida idea. E invito sempre a essere molto molto prudenti a chi sul quando e sul come, il che cosa sì, il Signore ce lo dice, ma quando e come ordinariamente no, quindi diffidare da queste robe qui, no? L'ultimo messaggio mariano su questo tema, poi passiamo a quelli di Gesù. Ecco, perfetto. Siamo quasi a mezz'ora, quindi a metà. Sto chiedendo a tutti i miei figli di accogliere la grazia della salvezza con urgenza, perché troppo tempo si è perduto. Alzatevi, figli miei, e riprendete il cammino della conversione. Di nuovo l'altro aspetto, tutti e tre, quindi ricordo, conversione, arrivare pronti alla purificazione e che non sia troppo tardi, appunto, che non ci sia troppo incancreniti nel male, no? Non abbiate più tanta attenzione per le cose che passano, vedete ancora, pensate alla vita nuova che vi attende. Ecco, questa è la prima parte. Adesso Oscar, nei giorni scorsi, mi ha mandato una serie di messaggi che sullo stesso tema Gesù ha formulato. Io no, ne ho evidenziati, insomma, non ce ne sono, questi andrebbero sempre letti tutti quanti, però capite che perché è molto difficile anche, insomma, spero che Gesù e Maria non si offendano e che faccia delle scelte oculate, perché su queste cose qui, come vai a dire questo sì e quell'altro no, io mi sento pure male, dico, non è che dopo mi tirano le orecchie, no? Speriamo di no. Perché sarebbero da leggere tutti, però dandogli un attimo una scorsa, considerando i tempi limitati che abbiamo, anche perché sono ancora tantissimi temi, quindi sono veramente tanti, facciamo una cernita, poi se Dio vorrà che ci saranno, che ne so, repliche o altre cose, o che sta cosa va avanti a tempo indeterminato, avremo sempre modo di tornarci in un secondo momento, no? Quindi Oscar li ha visti in modo tale che li può mandare, anche per chi sta seguendo in diretta Telegram, cioè, quindi li ho comunicati in anticipo, così può mandare la sovrimpressione dei messaggi, che è visibile a chi sta seguendo la diretta anche sul canale Telegram, oltre che dagli strumenti di Teleradio Colbe. Quindi il primo è un po' più breve, ma è bello,
più breve degli altri, ma è bello. Ce ne sono due che sono un po' più brevi, che sono quelli del 13 luglio 91 e 11 giugno 92, ma anche quelli brevi sono belli, belli corposi. Dice così: è già arrivato il tempo, siamo nel 91, quindi io ancora dovevo andare a Częstochowa, che per me è stato un evento fondamentale, la giornata mondiale della gioventù di Częstochowa, è stato proprio uno dei rubiconi della mia esistenza personale, no? Quindi se ci ripenso, sono passati 33 anni, un'eternità. È già arrivato il tempo in cui in molti luoghi il gregge è rimasto senza pastore. Qui fa riferimento presumibilmente alla già endemica carenza di sacerdoti. E guardate che proprio ieri ho letto su un testo di Severo Gaeta che consiglia a tutti la profezia dei due papi. Si è andato questo a studiare i numeri degli spopolamenti dei seminari e quindi la proporzione tra preti che avevano lasciato e ordinazioni tra gli anni 70 e 90. Dopo, se volete, ve lo leggo, perché dice che la sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo. E la proporzione è esattamente questa. Un terzo delle stelle del cielo hanno lasciato il sacerdozio e lasciato il seminario. In tutti quelli che sono diventati preti in quest'arco di tempo. Impressionante. Quindi, molti gregi, in molti luoghi, il gregge è rimasto senza pastore, ma in molti altri cattivi pastori hanno reso deserto il santuario. Sì, è vero che le chiese sono diventate deserte perché sono diventati cattivi, ma in molte altre circostanze il deserto è stato lasciato dai cattivi pastori. Il problema dei cattivi pastori, quindi oggi ci sono due problemi: l'assenza dei pastori, o purtroppo nei casi in cui c'è la presenza, il fatto che questi pastori non sono buoni, no? Quindi servono a rendere lande deserte i santuari. Certamente all'interno di questa realtà ci sono ancora dei segni di speranza. Grande e indefettibile la mia grazia per coloro che si donano e lavorano per la mia vera amata Chiesa. Qui parla dei pochi buoni pastori che sono rimasti, cioè quelli che si donano, attenzione, lavorano per la mia, attenzione, vera amata Chiesa. Su questo vera oggi sapete che anzitutto vera, quando si parla di vera Chiesa, si parla anzitutto che storcano la bocca gli ecumenisti della Chiesa cattolica, uno, perché la Chiesa vera è la Chiesa cattolica. Mo adesso c'è un altro problema però, perché dentro la Chiesa cattolica, con tutti questi cattivi pastori o falsi maestri, capite? Si parla a volte anche, come dire, di vera Chiesa, anche all'interno della stessa Chiesa cattolica, cioè di coloro che cosa si intende? La vera Chiesa rimane sempre quella cattolica, punto e basta. Non ci sono altre possibilità. Ma coloro che attraverso la fedeltà alla sana dottrina, alla tradizione, alla santità, ne incarnano, diciamo così, ne portano avanti l'essenza più profonda, che invece è tradita purtroppo da chi si è fatto cattivo pastore o fa una vita del tutto, come dire, difforme e vergognosa rispetto a quella che dovrebbe essere la vita di un cristiano. Prego, Oscar. Sì, a proposito della frase hanno reso deserto il santuario, ecco, mi viene alla mente ciò che diceva San Pio da Pietralcina: meglio una chiesa vuota che una chiesa profanata. Quindi sembra che sia anche una permissione, diciamo, divina il fatto che le chiese in taluni casi siano vuote, proprio perché altrimenti diciamo, il cattivo comportamento di coloro che si portano in chiesa, ecco, potrebbe portare come effetto una ulteriore profanazione proprio delle chiese stesse. Questo è un aspetto che secondo me è da sottolineare. Esattamente. So se sei d'accordo. Oh, cioè, al 100%. Al 100%.
purtroppo adesso non so se si può dire, ma io sono continuamente in contatto con un sacco di gente, non soltanto per le dirette, ma anche che, cioè, per più di qualcuno, cioè, è diventato un problema andare a messa, ma non perché non vuole andare a messa o non crede alla messa o perché pensa alle cretinate, che le messe non sono valide, tutte quante stupidaggini, ma però per come vengono celebrate le messe, per quello che si vede, per i riti che si stanno in giro, per la sciatteria, a volte proprio cioè, te dicono, e guarda, a me a volte mettono in difficoltà, dico, io vado e sto tutto il tempo a sentirmi male o a mormorare o a soffrire per le cose che vedo, che devo fare? E io a qualcuno ho detto, dico, sai che devi fare? Guarda, fa così, entri in chiesa, fazzi una della croce, chiudi gli occhi, attappa delle orecchie, metti degli AirPods che hanno un isolamento acustico, unisciti al sacrificio da Cristo, alzati a fare la comunione e poi rimettete così. Che te devo dire? Perché a messa ci siete andati da qualche parte, non, ma la gente che non trova un posto, non dico che, sai, che trovi la messa di Padre Pio, vabbè, quella Padre Pio è morto, e il nostro Signore non ce lo dà, un altro Padre Pio, perché non ce lo meritiamo, quindi non c'è. Ma una normale, decente, quindi, cioè, senza infamia e senza lode, dove non vengono fatte delle cose, come diceva Benedetto XVI, al limite del sopportabile. Più tempo passa, più questo sta diventando un problema, a quanto a me consta. Poi, se io so iellato che me ne vengano di tutte a me, vabbè, sarò io, ma magari io sarei contentissimo se fosse così, perché se fossi iellato, cioè, siccome non è che mezzo mondo va presso a Don Leonardo, grazie a Dio, è una piccolissima minoranza dei fedeli cattolici, se io so iellato che vengono tutti da me, non ci state a preoccuparsi. Se invece, come dire, sono un campione, quindi secondo le scienze statistiche, no? Se, che ne so, di 10.000 persone che fanno riferimento a te, 6.000 ti dicono questa cosa qui, quindi il 60%, si può pensare che questo sia un campione, quindi che sia generalizzato al 60%, punto interrogativo. Io preferirei che se fossi iellato che vengono tutti da me, anche perché col 60% mi tengo ancora basso, mi tengo, quindi non, purtroppo. Oh, poi c'è il primo messaggio corposo di Gesù, che dice 14 settembre, dicembre, 14 dicembre del 1991. E questo è. Aspetto che Oscar lo manda, ecco qui. Miei cari, la mia benedizione venga su di voi e sulla casa del vostro apostolato. Poiché questo apostolato serve alla glorificazione e al riconoscimento della mia Vergine Madre, ingrandisce in maniera eccezionale il mio amore in una tale epoca. È il tempo in cui, attenzione, in cui innumerevoli cristiani, membri della mia unica e vera chiesa, vedete qui sta parlando della chiesa cattolica, sta parlando della vera chiesa in senso ordinario, in senso proprio, dimenticano la loro mamma del cielo, anzi la rifiutano e perciò, vedete, però diventano dei rinnegati, cioè stanno dentro la vera chiesa, ma diventano dei rinnegati perché non parteciperà mai, vedete, a questa mia chiesa colui che è incolpevolmente fedele alla madre sua, capite? Ce lo sta dicendo lui stesso, cioè la vera chiesa di per sé è la chiesa cattolica. Il problema è che dentro la vera chiesa, già chi rifiuta, e guardate che la mariologia minimalista, io ci ho fatto la tesi dottorale sull'ecclesiologia e la mariologia, quindi mi si perdoni, insomma, non vorrei sembrare superbo, ma sì, l'ho fatta 30 anni fa, nel 2005 la tesi dottorale, quindi sono passati 20 anni fa, però insomma, l'ho studiata queste cose qui. Oggi vanno tutti quanti a gara nel minimizzare, a volte in maniera anche blasfema, la figura della Madonna. Le teologie femministe, la Mariologia ecclesiotipica, la Madonna è una di noi, e quindi addirittura poi le Mariologie anche di autori che hanno avuto un certo seguito, cioè che riducono Maria come se fosse un adolescente normale che si innamora di San Giuseppe, dico, ma stiamo scherzando, cioè. Ma questi sono matti, so. E questi qui, vedete, non parteciperà mai a questa mia chiesa colui che è colpevolmente infedele alla madre sua. Quindi già una persona che
minimizza la Madonna e si chiude ai messaggi autentici della Madonna secondo questo messaggio, già si pone fuori della vera Chiesa pur standoci dentro. Ecco perché adesso ci sta questo fenomeno proprio veramente del tutto singolare. Stanno dentro col corpo, ma stanno ampiamente fuori col cuore. Essi si rendono, e fra questi rinnegati, non solo, si trovano sempre in maggior misura, numero, consacrati, servi del Santissimo. Capite? Perché questo è un paradosso nel paradosso. Perché, capito? Se i rinnegati sono i laici, vabbè, saranno dei grandi peccatori, eccetera, eccetera. Ma tu, Gesù sta dicendo, ti puoi trovare che sono espressioni di una chiesa, come dire, taroccata, non più immagine autentica della vera chiesa in cui si trovano i consacrati stessi. E questo porta uno scompiglio nelle anime, infatti dopo lo dirà, allucinante. Ecco perché bisogna sbrigarsi a convertirsi, perché dentro questa cosa tu devi avere delle risorse tue personali per non farti indurre in inganno e nell'errore. Se no, andrei appresso a questi qua, per forza, perché vabbè, quello è un prete, se lo dice lui che devo fare? Essi si rendono colpevoli del peccato di Giuda che col suo bacio non mi dimostrò amore, ma mi procurò il più grande dei dolori. Miei cari, qua siamo nel 91, ci sarà un tempo delle tenebre e nel contempo un tempo della luce. Questo è uno dei paradossi, perché noi stiamo nel tempo delle tenebre, ma le lampade che in questo tempo brillano, e ce ne stanno ancora, fanno una grande luce. E quindi è possibile pure in mezzo a tante tenebre, dicevo, trovare delle oasi di luce. E mentre la semente dei malvagi e dei senza Dio finirà col marcire, tutta questa gentaccia qui, la semente dei credenti, quella che si sta formando adesso, fiorirà in una chiesa più pura e più bella. Quindi questa è una bellissima notizia. Cioè, quindi adesso, però chiaramente che succede? Che siccome questa è una componente minoritaria, adesso sta in stato d'assedio, sta soffrendo. Splenderanno nel buio, quanti rimangono nel mio amore e vedete, seguendo le orme dei santi, perché questo dobbiamo fare, seguendo le orme dei santi, ascoltando quello che hanno insegnato e facendo quello che hanno fatto, che non cambia, non vacilleranno nella tempesta e non saranno travolti nella prova. La tempesta, secondo me, già è scoppiata. La prova, quella finale sicuramente ancora no. In verità vi dico, i tempi sono già con voi. E attenzione, quando si parla di tempi, sono i tempi di Satana. Cioè, è sottinteso, no? Tempi, tra parentesi, di Satana. La sua ora, come quando Gesù disse prima della passione, questa è la vostra ora, l'impero delle tenebre. È evidente che la prova che sta passando la Chiesa è la duplicazione della passione di Gesù, che comincia nel Getsemani da quando il momento, cioè il Padre dà potere a Satana sul figlio, e il figlio, in obbedienza alla volontà del Padre, lascia che questo potere sia esercitato. Così è andata a finire la redenzione. Però prima di arrivare all'alba della risurrezione c'è stata tutta la carneficina, che per Gesù è durata 24 ore, sì, scarse, diciamo dalle 9 del giovedì santo alle 3 del venerdì santo, insomma 24 ore no, ma 18 ore sì. Ecco, è chiaro che nei tempi storici della Chiesa i numeri si dilatano, non si risolve con 18 ore purtroppo. Ancora, 29 marzo 1992, chiaramente quando Oscar vuole intervenire può sempre intervenire, anche perché qui dovrà intervenire perché c'è una cosa che lui ci sarà a spiegare, questo il, sì, credo, eccolo qua, sì, gliel'ho già detto oggi, dico guarda, io lo leggo, dico qualcosa, ma dopo devi darci una mano tu perché c'è una cosa che
sicuramente tecnica riferente sia al contenuto specifico di questa apparizione, che sapete che Oscar è uno della prima ora, insomma, quindi è stato a fianco a Renato da sempre, fa parte dei cosiddetti chiamati di Schio, e quindi alcune cose le sa evidentemente molto meglio di me, no? Ancora vi dico, non lasciatevi abbattere dalla confusione e dagli errori degli infedeli, dei decaduti, i decaduti. Espressione molto molto. E attenzione, confusione, errore degli infedeli. Una volta, sapete, gli infedeli, non si può di più, si ritenevano gli islamici gli infedeli, no? Adesso gli infedeli sta parlando di laici e consacrati cattolici, ok? Mo sono diventati questi gli infedeli. Ecco. Quanti nemici interni ed esterni della mia chiesa sono votati al loro tramonto? Accorgetevi che io sto formando nel silenzio e nell'ascondimento per il futuro e per il tempo vicino con spirito apostolico e sulle orme dei santi nuovi sacerdoti. Sta formando. Stanno già in giro. Questi entreranno in campo per me e per l'ordine da me voluto e l'unità dei miei, della mia Chiesa Cattolica, con santo rispetto e venerazione del mistero e miracolo della Santa Eucaristia. Questo è il primo distintivo, dice Gesù, di questi nuovi sacerdoti. Questi avranno un santo rispetto, una venerazione del mistero e del miracolo della Santa Eucaristia. Quindi occhio, questo lo dico, eh. Volete riconoscere un vero sacerdote, uno di questi? Non un vero sacerdote, un sacerdote, un nuovo sacerdote, uno che è sceso in campo per Gesù. Guarda come tratta l'Eucaristia. Guarda quello. Questo nuovo ordine, Oscar, che cos'è? È una cosa specifica di Schio? È un progetto di Schio? O è un modo di esprimersi di Gesù per dire che sta formando appunto una nuova schiera di sacerdoti che fanno parte proprio insomma di questo suo ordine, tra virgolette? Sì, ecco, su questo punto mi sono confrontato con alcuni amici di Schio perché in effetti la cosa poteva portare a una molteplicità di cose. E siamo arrivati concordemente a pensare che si tratti di un qualcosa che ancora non c'è, non è ancora stato costituito, ma sembra che sia l'ordine da me voluto, una sorta di nuova famiglia religiosa, un nuovo istituto religioso, potrebbe essere, non Esatto, so, gli umili servi della regina dell'amore, non so, una cosa del secondo me genere. c'è una doppia, secondo me, esatto, c'è una doppia Sì, possibilità di interpretazione, cioè o sì. un qualche cosa di nuovo, oppure semplicemente l'ordine come io lo voglio, perché i sacerdoti appartengono, hanno ricevuto il sacramento dell'ordine, cioè l'ordine da me voluto è finalmente usciranno fuori membri dell'ordine sacro come li voglio Infatti, io. Quindi proprio su questi due punti ci siamo un po' confrontati, o l'ordine, appunto, in senso lato, come voluto da Gesù, oppure qualcuno propendeva per una nuova famiglia famiglia religiosa. religiosa. Però, insomma, diciamo che le cose possono anche, non sono in contrasto tra loro. Esatto. Comunque è una figura di sacerdotale o di religioso, comunque, che incarna quanto è voluto e gradito dal cielo. Attenzione alla data, 29 marzo 1992. Quindi 3 dicembre 89 era entrata la comunione in mano, eh. E continua, miei cari, in verità vi dico per l'insipienza e la durezza di cuore di molti miei consacrati che hanno velato la più grande delle realtà viventi, la mia presenza nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, il mondo ha percorso già una lunga strada nella vergogna dei più orribili peccati e non si notano cenni di arresto. Questo, figlioli miei cari, sono anni che lo dico e lo ripeto. Il diavolo è furbo e la massoneria pure. Se
dentro la Chiesa cattolica fosse rimasto quel culto all'Eucaristia che c'era, quel senso vivo della presenza reale, quel rispetto che c'era, interiore ed esteriore, nei riti, nelle forme, nei modi, non c'era nessuna possibilità. Cioè, il diavolo non può fare il pazzo, non può avere tutto il potere che ha, se prima non ci priva, perché contro l'Eucaristia non può fare nulla. Contro la messa e contro l'Eucaristia, il diavolo si sfracella, non può fare niente. Se un cristiano che sta in grazia tratta bene l'Eucaristia, si fa la comunione, sì, il diavolo lo tenta, lo fa qualcosa, ma non lo porta a quella condizione come quella che ho citato prima. Cioè a uno che non si capisce più che caspita è, come sta ridotto con tutti i tatuaggi sulla faccia, sulla schiena, dappertutto, che gli chiedono chi è una donna. Una bella domanda. Non è possibile perché questo accada. La prima cosa che tu devi fare, in grazia non ci devi stare più. Anzi, se ti accosti poco poco, se vai in chiesa e ti accosti all'Eucaristia, vai a fare un peccato mortale perché i sacrilegi contro l'Eucaristia sono tutti. Sono i peccati più gravi che si possono commettere in assoluto. Più gravi dei peccati impuri, più gravi che ne so, dei rapporti contro naturali, sono più gravi di tutti. Perché oltre che a non farti nessun bene, tu fai il peccato più grave che tu possa commettere. E quindi lì è la fine. E Gesù qui lo dice. È soltanto grazie a questo che il mondo ha percorso già una lunga strada nella vergogna dei più orribili peccati. Ecco perché una grande azione che si deve fare da parte di tutti è moltiplicare gli sforzi anche attraverso i segni esterni perché questa cosa sia contrastata. Anche questo non ci riusciremo a rovesciarla. Però, capite? Però, sapete quanta gente mi dice: ah, padre, ma io mi sono messo il velo per andare a una messa in un novus ordo. Me si sono magnata viva. Me prendono in giro tutti, dico. Te la senti di offrire questa cosa? Quelli ti prendono in giro, ma sta cosa proprio perché non lo fa più nessuno? Chiunque ti vede, cioè, non dorme la notte. E certo, il prezzo che devi pagare per questo qua è che ti prendi la montagna de ridicolo, una montagna di fango addosso. Te la senti? Non sei obbligato. Perché l'eroismo non è mai obbligato. Te la senti? Se te la senti, sappi che secondo me hai fatto una grande cosa per amore del Signore. Se te la senti. Se non te la senti, vedi tu. Allora, ecco perché si dovrà attendere l'opera che nella fede e nella certezza dei miei nuovi chiamati ristabilirà l'ordine assieme a me. Notate bene, nuovi chiamati che già sentono nel loro cuore l'ardore del mio chiamare. Questi stanno già bussando alla porta dell'opera che la mia Santissima Vergine Madre sta con voi realizzando. Accoglieteli, aiutateli, preparateli, avviateli nella via sicura che preserva dall'illusione e dalla vanità. Primaria importanza per tutti, altro aspetto fondamentale, per questo è, come dire, l'altra grande proprio l'altra grande cosa che è un distintivo di chi sta ancora nella verità, il riconoscimento di Dio come autore e padrone della vita, senza se e senza ma. Aborti, eutanasie, cose, chiusura alla vita, contraccezione, eccetera, eccetera, sono tutte quante segni, anche qui, chiarissimi. Per discernere chi si è fortemente allontanato dalla retta via e dalla verità. Questa non può essere una via pratica, capite, il riconoscimento di Dio come autore e padrone della vita, da compiere a intervalli determinati della vita, ma l'espressione dell'ordinamento dell'uomo verso il suo principio. Io qui ci colgo, può essere che mi sbaglio, perché sapete, tutti i messaggi vanno interpretati, ma capite. Una pia pratica da compiere a intervalli determinati della vita? Non sarà che fa riferimento forse a quelli che non sono del tutto aperti alla vita, dici, vabbè, facciamo i figli un po' quando ci pare, punto interrogativo, quindi mo adesso non me va, e quindi facciamo i metodi naturali, che tanto quelli si possono fare. Dopo mi va, intende questo? Questo non può essere una via pratica da compiere a intervalli determinati della vita, ma l'espressione dell'ordinamento dell'uomo verso il suo principio.
Io qualche sospetto ce l'ho che intenda questo, quindi non voglio certamente, non mi ergo per carità di Dio a interprete autentico dei pensieri di nostro Signore, però qualche sospetto ce l'ho. Ecco, poi c'è un altro messaggio breve, ma bello laconico, apodittico e forte. 11 giugno 1992. Che dice? Miei cari, questo è il tempo che ha bisogno di confessori della fede. Confessori cioè, sapete che il confessore della fede è un grande titolo ecclesiale, eh? Sono quelli che hanno reso testimonianza con la vita e con la parola alla fede, alla vera fede, alla fede divina e cattolica. Ancora, questo è il tempo che ha bisogno di anime ardenti. Dentro l'ardore c'è anche il coraggio. Cioè, uno non deve avere nessuna paura di andare contro tutto e tutti oggi, di essere l'unico soggetto della situazione e chi se ne importa. Per fare questo ci vuole un grande amore e ci vuole anche un grande ardore, no? Non semplicemente l'amore. L'ardore, io lo chiamo, è il cocktail dell'amore insieme al coraggio. Un'anima che è innamorata e coraggiosa è ardente. Discepoli e discepole della mia Santa Chiesa che combattono sotto la guida dei santi angeli per la vittoria dell'Apocalisse. Il combattimento spirituale è una dimensione fondamentale della vita cristiana. Io litigai tempo fa, non litigai, discussi con un mio confratello che, confratello, diceva: Ah, ma no, tu, queste cose sono un po' troppo belligeranti. Il combattere, a me non piace combattere, io voglio essere pacifico. Dico, ma come vuoi essere pacifico? In che senso pacifico? Ma, cioè, non è che andiamo che prendiamo il mitra e andiamo a ammazzare la gente, questo è chiaro, questo qui, no? Ma San Paolo dice, cioè, che la nostra lotta non è contro creature di sangue e di carne, ma contro gli spiriti del male. Cioè, c'è una dimensione fondamentale della milizia cristiana. I martiri erano dei combattenti. Combattenti in maniera molto molto sui generis, ma qui stavano combattendo contro il diavolo, a resistere contro i tormenti, no? Quindi, cioè, il combattimento è una dimensione, è vero che c'è un sacramento che ci rende soldati di Cristo, capaci di combattere, che è il sacramento della cresima. Oggi non si dice più, infatti oggi, siccome non piace alla mentalità irenista, chiamiamola così, della cosiddetta nuova chiesa, no? Ecco, un altro confratello che conosco bene mi raccontò che una volta, questa è una freddura, però mi tocca dirla, mi tocca. Ebbe un colloquio con un suo superiore, non diamo troppi particolari, che gli disse: Dice, sì, io però sono un po' preoccupato. Perché sì, tu non è che dici eresie o cose di questo genere, però tu non mi sembri fedele alla nuova chiesa, alla chiesa di oggi. E sto confratello gli disse: alla nuova chiesa, alla chiesa di oggi. Ma a me sta terminologia non la capisco tanto bene. Cioè, non è che c'è la chiesa di oggi e la chiesa di ieri. Cioè, la chiesa è sempre la stessa, come Gesù Cristo è sempre lo stesso. Certo, cambiano le circostanze storiche. Il curato d'Ars non andava a fare la diretta con Oscar perché non c'erano i computer. Faceva il catechismo dentro la chiesetta sua, un caldo poi, pure agosto, che si è santificato. Quindi, che certamente, cioè, la Chiesa cammina al passo con i tempi e quindi va bene, ma non è che cambia la Chiesa, che c'è la Chiesa di oggi e la Chiesa di ieri, non esiste una cosa del genere. E quindi il combattimento c'era ieri e c'era oggi, no? Oggi non chiamano più soldati di Cristo, ma il testimone, con la cresima diventi testimone di Cristo, che poi testimone in greco è martire, però in italiano non è così. Quindi la stai già annacquando, edulcorando, no? Quindi devi combattere, cioè, devi combattere queste cose qui. No, no, bisogna combattere come? La buona battaglia, ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede, scrive San Paolo. Una buona battaglia, certamente, con i mezzi dei figli di Dio, ripeto, non con i mitra e con i bazooka, non andiamo a ammazzare nessuno, ma i cristiani si fanno ammazzare, non è che ammazzano nessuno, però combattono la buona battaglia della fede. Penultimo, quindi 6 ottobre 92. Ora,
Do tempo un attimo a Oscar che lo ritrova. Poiché la mia chiesa è oppressa nell'intimo, la mia chiesa è oppressa nell'intimo, e tanti credenti soffrono sotto un'aberrazione tanto piena di pericoli. Oh, sentite le espressioni, Chiesa oppressa nell'intimo e i credenti soffrono sotto un'aberrazione, quello che ci tocca vedere in giro. È venuto il tempo ancora in cui si deve combattere una battaglia con la parola e lo scritto, se qualcuno non avesse capito bene. Io sono contento perché, scusate, adesso non voglio fare, io ci sto provando, perché con le parole, se uno volesse sentire tutto quello che ho detto, fa un tempo a diventare vecchio con quello che sta in giro. E mo, se ho arrivato all'11º libro pubblicato, ce ne stanno almeno altrettanti da pubblicare, facendo una fatica non indifferente. Però io ho sempre pensato con i mezzi di comunicazione che la battaglia deve essere doppia. Quindi si parla e si scrive. Quindi sono stato così contento di leggere questo messaggio, insomma, perché veramente è illuminante, no? Perché nella quale anche le innumerevoli sofferenze spirituali, pungenti dubbi e amarezze dei buoni devono essere alleviate, illuminate e guarite. Capite? A che serve la parola e lo scritto? Perché quei poveri disgraziati che oppressi dentro aberrazioni che non si dovevano vedere mai dentro la Chiesa di Cristo e che quindi soffrono spiritualmente, cominciano a dubitare, pungenti dubbi e comunque sono amareggiati, devono essere aiutati con la parola e con lo scritto. E ancora, il più grande pericolo minaccia la Chiesa da parte di quei servi miei che apparentemente vogliono conservare il nome della mia chiesa, ma sono tuttavia caduti dalla fede, uno, quindi sono diventati apostati o eretici. Questo vuol dire cadere dalla fede. L'apostasia è chi la rinnega la fede, l'eresia è chi la adultera, per essere usato un linguaggio semplice, e favoriscono un falso, ingannevole e sensuale amore. Oh, i libertini, diffidate quando sentite qualcuno dire: ah, vabbè, ma i peccati non sono mica soltanto dalla cintola in giù. Lo sappiamo che, ma il modo con cui viene usata questa espressione oggi è tendenziosa. Perché vuole andare a dire: vabbè, ma queste cose non è che so, non è che questi peccati sono. Cioè, ci stanno tante altre cose. La minimizzazione dei peccati impuri, sappiate con certezza, è segno di un sacerdote di cattiva dottrina da non seguire. Mi assumo la responsabilità davanti a Dio di quello che dico, Poiché la loro opera e la loro parola è menzognera, quindi i liberalizzatori della libera sessualità e dell'omosessualità, che oggi non è un mistero, che ci sono perfettamente organizzati anche dentro la Chiesa Cattolica, essi sono servi di Satana, capite come li chiama Gesù, che è il padre della menzogna, servi di Satana, quindi quelli che sono caduti dalla fede e che favoriscono un falso e ingannevole e sensuale amore. Sono servi di Satana, bisogna chiamarli per nome, senza paura. Poiché tutte le menzogne sono di breve durata, anche il loro peccato sarà scoperto e punito tremendamente nel loro corpo e nella loro anima. Via, verità e vita io sono, il vostro tutto sono io. Allora io quando leggo queste cose, vi ho già detto una montagna di volte, l'ho sempre detto, un criterio fondamentale di discernimento dell'autenticità dei messaggi, non è l'unico, ma c'è anche questo, è l'aderenza al contesto storico-culturale. Le rivelazioni del Sacro Cuore di Gesù avevano senso nel 1600, nella Francia del 1600, tra l'altro, per chi si studia un po' di storia della Chiesa, dentro il contesto teologico allucinante del giansenismo. Queste cose sono veramente l'espressione pazzescamente vera di quello che adesso succede, di come interfacciarsi in maniera costruttiva con queste robe qui e di come combatterlo. Ultimo, 13 marzo 1993. Guardate, anche qui no,
Cioè, miei cari, con il rifiuto di Dio oggi l'umanità pecca gravemente. Gli uomini di questo secolo, 13 marzo 93, sono immersi in realtà materiali e sfuggono alla sola vera realtà, cioè Dio. Il materialismo. L'ora della purificazione si sta attuando. Dovranno ristabilirsi, attenzione, l'equilibrio e l'armonia distrutta sotto l'incalzante azione malvagia del principe dell'eterno della menzogna. L'equilibrio e l'armonia. Gli spettacoli che si vedono in giro, adesso gli ultimi sono stati gli Olimpiadi, ma pure nei gay pride che si fanno tutti quanti di sesanti cose, ma dove sta l'equilibrio e l'armonia in robe del genere? O con tutte queste cose, tutti gli attori e i cantanti con tutti questi tatuaggi, ma dove sta l'equilibrio e l'armonia? Dove sta la bellezza sana? Perché l'equilibrio e l'armonia sono due dei costitutivi della bellezza con la B maiuscola. Guardate le opere d'arte, no? Un'opera d'arte è proprio l'esplicitazione dell'equilibrio e dell'armonia, che oggi non si più da nessuna parte, perché il diavolo è un mostro. L'altro giorno, bellissima, una cosa che forse Oscar non ha sentita, è una cosa da leggere. Maria d'Agreda, nella Mistica Città di Dio, quando racconta come e perché il diavolo ha fatto fare il peccato originale ad Adamo ed Eva, dice che il diavolo ha gongolato appena commesso il peccato originale perché ha visto i primi diventare brutti, perdere l'originaria bellezza. Perdere l'originario ordine, perdere l'originaria armonia. Il diavolo gongola del vederci come dei mostri, come lui è diventato. E ci rivediamo in giro dalla mattina alla sera, tutti i giorni. Tutti i giorni. Non si può andare in giro adesso. Cioè, io quando vado in giro, cioè, ma la degradazione somma sotto la più grossa nonchalance, ormai abitudine assuefatta da parte di tutti. Specie d'estate. Ancora, sarà il tempo del trionfo della Santissima Madre mia. Nella mia chiesa fatta nuova saranno solo sacerdoti per santificarla. I sacerdoti avranno ricominciato a fare il lavoro loro, che è santificare il prossimo, non fare come si chiamano, gli agenti sociali, i preti operai, ed è tutto si è visto negli ultimi 50 anni. Sacerdoti coscienti e responsabili della loro grandezza e potenza e dignità sacerdotale. I miei collaboratori hanno messo in giro i reel. I sacerdoti non vanno trattati come uno di noi, sotto nessun punto di vista, anche esteriore. Niente lei, niente confidenze, niente cose strane. Ma non è perché sono superbi, perché il sacerdote deve lui essere, a me non mi importa niente se mi dicono che sono superbo perché dico queste cose qui. Pensa pure che sono superbo. Vai, vai, tranquillo. Pensa quello che ti pare. Ma io non lo faccio per me. Perché un sacerdote deve essere cosciente, responsabile della sua grandezza e potersi dire sacerdotale. La perpetua che sta a casa mia mi dà del lei. So 20 anni che la conosco. Cioè, da quando sono prete. Cioè, è quasi come una sorella. Ma mi dà del lei, non fa niente. Lo sa, in molti la conoscono. Disperderò gli altri come pula al vento, capito? Tutti quelli che adesso si pensano che, capito, che hanno il potere, che se la vedono loro. Vai, vai, fino a quando il nostro Signore non dirà basta. Cioè, questi messaggi sono anche di grande speranza, perché chi adesso soffre per la sua fedeltà, e adesso soffre, ma poi sale sul carro dei vincitori, questo, cioè, e tutti quelli che adesso si pensano che possono fare bello e cattivo tempo, si divertano fino a quando il nostro Signore gli dà ancora il tempo di farlo. Dopo si vedrà come va a finire, saranno scoperti e puniti tremendamente nel loro corpo e nella loro anima prima, e qui disperderò gli altri come pula al vento, passata quest'ora, che non troverà riscontri per la sua tremenda oscurità nella storia del passato. Vedete? Vedete che cosa sta dicendo qui il Signore? Non troverà riscontri per la sua tremenda oscurità, non nella storia, ma nella storia del passato, perché ci sarà quello che verrà dopo, l'ultimo combattimento, che sarà peggio di questo. Ma fino adesso
non c'è stato periodo così buio come l'attuale, perché il primo combattimento è scatologico. Ma questo lo diceva già Padre Pio, che ha citato prima Oscar. Non potevamo nascere in un secolo peggiore. E siccome c'è qualcuno anche tra i cosiddetti cattolici buoni che va ancora dicendo in giro la frase che tutti conosciamo di Sant'Agostino, ah, Sant'Agostino diceva che è da stupidi lamentarsi dei tempi in cui viviamo, perché tutti si lamentano dicendo che nel passato le cose andavano meglio, e quindi anche adesso, vabbè, stiamo un po' male, ma se la vediamo con Sant'Agostino non stiamo peggio di prima. No, non è vero questo qui. Non è vero, questo è proprio contraddetto dai dati oggettivi. Non possiamo essere così cretini. Ma dove mai si sono viste queste cose e sono viste adesso in giro? Oh, qui non è che stiamo parlando che, sai, le cose vanno un po' male. Qui stiamo parlando di cose da folli, da fuori di testa, d'accordo? Che adesso sono accettate e riconosciute da tutti. E qui il Signore ancora ci incoraggia e concludiamo anche noi in bellezza. Miei cari, chi avrà camminato con la mia luce, cioè nella mia grazia, sarà e rimarrà un corpo solo il cui capo riconosciuto, accettato e amato sarò io, il Verbo eterno di Dio fatto carne. Regnerò sulla terra per dare pace e serenità ai popoli e alla mia Chiesa, che dopo la purificazione occuperà nel mondo il posto che le compete di madre e maestra dei popoli, perché la Chiesa è madre e maestra dei popoli e tutti lo devono riconoscere. La Madre mia Santissima sta preparando il mondo. E con quanti a lei consacrati sparge un'unica voce: conversione. Anche voi ha chiamato, non deludetela. Ah, guardate, chiudere in questo modo la puntata di questa sera è proprio chapeau. Questo non serve commentarle, queste ultime cose che ha detto il Signore, perché si commentano da sole. Prego, Oscar. Sì, sono d'accordissimo, Don Leonardo. Rovineremmo queste cose che hanno avuto una risonanza, ecco, molto particolare. E credo che questa sera il cielo ci abbia regalato veramente tanto e credo che sia una puntata, sono tutte importanti, ma questa così l'ho sentita in modo particolare. E, diciamo che riassumendo un po' tutto quello che siamo detti, Gesù ci ha detto siamo nel tempo della tenebra, ma nel tempo della luce. Ecco, quindi sta a noi cosa vogliamo fare. Alziamo la testa, guardiamo in alto, guardiamo la stella e seguiamo Maria. E quindi ogni giorno in tutte le nostre azioni a un bivio. Abbiamo da una parte la porta larga che però porta alla perdizione, dall'altra la porta stretta ma che porta ecco, alla salvezza eterna. E quindi a noi viene dato continuamente ecco, un testimone e dobbiamo noi fare la scelta. Quindi abbiamo compreso e, ecco, tutto quello che abbiamo sentito stasera che ecco, ci aspetta soprattutto nella nuova chiesa che Gesù ci ha prefigurato. Ecco, un tempo di luce, di pace, ma la vera pace che solo Dio può dare. E quindi cerchiamo di assecondare questi messaggi, entriamo in punta di piedi, ecco, di fronte a queste parole, perché sono così grandi, così alte, così profonde, che veramente anche un po' ci confondono. Però sono perentorie e soprattutto devono lasciarci una grande gioia, una grande pace. Perché la prospettiva, ecco, è quella di far parte, ecco, del regno di Dio per sempre. E quindi, che dire, cerchiamo di essere generosi perché abbiamo ricevuto tanto, anche questa sera abbiamo sentito tante cose che non tutti hanno potuto sentire e quindi portiamo anche una piccola responsabilità in più. Ma viviamola con gioia, con fede e con riconoscenza verso il cielo che ce l'ha donata. Ok, Se vuol terminare con una bella certo. benedizione e una santa notte a tutti. E Dominus vobiscum, benedicat con spirito tuo. vos omnipotens Deus, Padre, Figlio e Spirito Santus. Amen. Amen. Grazie mille ad Oscar che ci ha dato Grazie questa ancora, possibilità. grazie Don Leonardo. Ave Maria a Santa tutti. notte a Ave tutti. Maria.
Allora, amici, se volete fare un appendice qui di chiacchiere, ho visto Mariposas. Aspetta, però qua. Ecco, Nazza che qua. Vabbè, mi tocca poi mettere MP3 in GarageBand.